Benvenuti a questa nuova puntata di Piccola Grande Italia, il podcast che racconta il bel paese. Rose, tra gli antichi scavi di Aria delle Fate. Circondato da un affascinante panorama, il borgo di Rose presidia un vasto territorio ed è abbarbicato sulle ultime propaggini della Sila Grande. Roberto Barbieri è il sindaco di questo bel borgo calabrese. Rose è un comune ubicato nella Valle del Crati e a nord di Cosenza e dista una quindicina di chilometri dalla città capoluogo. È collocato nel versante destro del Crati, è una fascia presilana ed ha un territorio che si sviluppa da 120 metri di quota fino a 1350 circa di altitudine. Un luogo d'antico insediamento che ha fatto della sua collocazione un punto di forza. È una posizione geografica strategica perché è ubicato a circa 30 km dalla costa tirrenica e in realtà ai piedi della Sila, quindi chi viene a visitare Rose può raggiungere tranquillamente sia la costa tirrenica caratterizzata da bellissime spiagge sia la bellissima Sila che gli ultimi dati ci danno una qualità dell'aria fra le migliori d'Europa. Proprio in virtù della loro posizione, queste contrade furono abitate sin dalla più remota antichità. Lo attestano gli scavi archeologici condotti in località Cutura e nella zona nota come Aria delle Fate. Jasmine Bria ha partecipato di persona alle ricerche sul campo. Il sito archeologico di Aria delle Fate è situato su un alto costone che sovrasta il torrente Iavas è stato individuato nel 2011. Abbiamo riscontrato principalmente dei reperti che appartengono alla sfera femminile, ma in particolare tra i reperti rinvenuti, tra cui una testa fittile di dea e alcune statuine di offerenti, parrebbero suggerire che nel sito fosse presente un edificio dedicato al culto di una divinità femminile. Il borgo attuale, invece, conserva le tracce spiccate della sua origine medievale. Aida Docimo ne tratteggia la storia. Nacque intorno all'anno 1000, in particolare tra l'875 e il 976, dopo le invasioni saracene del comune limitrofo più grande di Cosenza. Per tantissimi anni fu appunto un feudo di territori più vasti, come ad esempio il territorio di Bisignano. E il primo feudatario di Rose fu Riccardo de Rosa. E fu colui che infatti edificò anche il castello intorno al 1199. Attualmente sede del municipio, il castello sorge nella parte più alta del centro urbano, sopra un fossato che costituiva una protezione naturale alle incursioni nemiche. Parte da qui la nostra passeggiata alla scoperta del borgo antico, ricco di suggestioni e tesori d'arte. La chiesa madre di Santa Maria Assunta è un caposaldo della storia del paese. La chiesa madre è sicuramente la chiesa più importante di Rose. È una chiesa in stile neoclassico, a croce latina e a tre navate. Già nel 1279 ci sono dei documenti del vescovo di Bisignano che parla della chiesa madre come il luogo di culto in questo territorio. All'interno della chiesa matrice troviamo diverse statue e lignee di santi, in particolare quella di San Lorenzo, che è il santo patrono di Rose, a cui viene dedicata anche il 10 agosto una festa patronale. Meritano una visita anche la chiesa della Madonna delle Grazie, la chiesa della Congrega o di Maria Assunta e la chiesa di San Pietro Apostolo, annessa un tempo al perduto convento agostiniano. Ciò che salta all'occhio però è la rinascita che il borgo sta attraversando in un'ottica di valorizzazione turistica e culturale. Introduce la tematica Antonio Canino, consigliere comunale con delega al turismo.
come amministrazione stiamo cercando di favorire la visita da parte di turisti, sia offrendo dei percorsi innovativi, ad esempio abbiamo inventato il progetto Rose Città dei Murales della Canzone, sia con l'organizzazione di eventi che possano richiamare partecipanti provenienti dalle diverse regioni e soprattutto puntando anche sul turismo delle radici, che è una delle possibili vie per favorire anche l'attività di quelle che sono le strutture ricettive e ristorative di altissima qualità che insistono sul nostro territorio. Per aiutarci a far conoscere tutte le attività che vengono realizzate sul nostro territorio, di recente è nato un sito internet www.ruzzi.it, all'interno del quale vengono pubblicate tutte le iniziative, tutto il programma degli eventi realizzati sul nostro territorio, e mi piace sottolineare il fatto che è gestito da cittadini che sono nati e cresciuti a Rose, ma che momentaneamente, speriamo, si trovano fuori per lavoro. Se il Roseto dell'emigrante ricorda con delicatezza le storie di chi abbandonò la terra natia, i murales delle vie del centro allietano la passeggiata, trasformando il borgo antico in un piccolo museo a cielo aperto. Un'iniziativa nata grazie all'impegno di chi ha creduto nelle potenzialità di questa terra. Angelo Servino e Marianna Orrico sono i due giovani ideatori del progetto Rove. Il nome Rove nasce appunto dall'unione di due parole, quella inglese love e il nome del nostro paese Rose. È stato scelto anche per il significato che ha rove in inglese, infatti significa vagare o girare senza meta, ed è quello che noi vogliamo realizzare, ovvero far riscoprire Rose in ogni suo piccolo angolo. Il nostro obiettivo principale è quello di valorizzare il tessuto urbano e sociale del nostro paese, ridandogli vita e colore. Vogliamo far ritornare le persone, a far rivivere attivamente il paese, ma anche trasformarla in una meta, in una destinazione accogliente per tutti i visitatori che vogliono vedere e visitare appunto Rose. Abbiamo continuato quello che era il progetto di Rose come città dei murales della canzone, con il nostro primo progetto che si chiama Canzoni da Muri. È un gioco di parole, anche nel nostro dialetto, che mette insieme due elementi fondamentali, che sono le canzoni d'amore e l'arte murale. Ogni murales, una volta terminato, avrà una targhetta dove sarà indicata la canzone che ha ispirato il murales stesso, dove ci sarà un QR code da andare a scansionare e ognuno potrà sia ascoltare la canzone oppure visitare le nostre pagine social, dove troverà tutte le nostre iniziative, il prima e il dopo dei nostri lavori, potrà magari essere ispirato dal nostro progetto. Questo è solo un punto di inizio. Abbiamo tante idee e tanti progetti futuri da realizzare. E mentre il borgo rifiorisce, anche grazie alla bella iniziativa che consente di acquistare le antiche case a un solo euro, il benessere rappresenta la cifra stilistica del quotidiano. E non mancano i sentieri e percorsi che consentono di estendere l'orizzonte di viaggio. Spiega il sindaco Barbieri. Ci sono dei percorsi naturalistici che si stanno sviluppando molto intensamente. Abbiamo una bellissima montagna che sta iniziando ad offrire delle attività interessanti. Ci sono delle aziende nelle quali si può praticare l'attività dei quad, le visite guidate all'interno dell'azienda. Come dire, è un paese, è una comunità che sta crescendo notevolmente e soprattutto ha un punto di forza che è l'ubicazione. Alle porte della città, però, c'è la tranquillità del paesino. Il cammino di San Francesco di Paola, che attraversa il territorio di Rose, è un percorso emblematico che coniuga ritmo lento e amore per la natura. Ci racconta tutto Anna Narcisi, presidente del GIF di Rose. Il cammino di San Francesco di Paola è un percorso di carattere naturalistico, culturale e spirituale, che può essere svolto sia a piedi che in bici. È un cammino all'interno del quale ogni pellegrino può ritrovare se stesso nella simbiosi con la natura e con il paesaggio che lo circonda. Sono quattro gli itinerari che toccano i luoghi significativi della vita del patrono della Calabria e il comune di Rose si trova lungo la via dei monasteri che collega tutti i conventi fondati da San Francesco in questa regione. Tutti coloro che decidono di percorrere questo cammino troveranno non soltanto un cammino di fede, ma anche e soprattutto una forte attività, diciamo, di carattere esperienziale.
Nel cuore della Magna Grecia, Rose attende il viaggiatore pronto a degustare le molte eccellenze di questa terra antica. Il saluto finale spetta di diritto al primo cittadino. Rose rappresenta un'isola felice, quindi vi aspettiamo, saremo lieti di accogliervi e i nostri cittadini sicuramente non vi faranno pentire di essere venuti. Piccola Grande Italia, il podcast che racconta il bel paese. Non dimenticare di cliccare segui per non perdere la prossima puntata. Piccola Grande Italia è anche video. Seguici su piccolagrandeitalia.tv. Piccola Grande Italia è una produzione B-Web. Executive Producer Vincenzo Graziano. Scritto da Annalisa Bertasi. Sound designer Gabriele Masi e Rita Giordano. Voce Claudio Pisicchio.